Mi chiamo Gianni Dominici e sono direttore di Forum Pia. Tra l'altro Forum Pia è tra i promotori di questo evento. Non sono un giornalista, ma sono un sociologo dell'innovazione. Da circa 30 anni, da circa 30 anni studio gli impatti delle nuove tecnologie sui sistemi del lavoro, sulla società, eccetera. Per molti anni ho fatto ricercatore al Censis, alla Fondazione Censis. Poi sono andato a Forum PA, che è una società privata, non è pubblica come credono molti, una piccola società privata che organizza da 25 anni, quella di quest'anno è stata la 25esima edizione, un evento a Roma sui temi della pubblica amministrazione. Non facciamo solo quell'evento, facciamo tante cose, anche in altre città, ad esempio a Bologna nel prossimo mese facciamo un evento che si intitola Smart City Exhibition, così come facciamo lavori di comunicazione, di ricerca, eccetera. Perché l'open data e in quale contesto si inserisce? Siete 4, siete 5, ripeto, vi tengo un pochino di meno per necessità mie, intervenite quando vi pare, che non mi sembra di formalizzarci. Che do fastidio se mi muovo, perché ho fatto campo alto, campo largo, ok. Perché open data? Perché stanno emergendo nuovi modi di intendere il rapporto con i cittadini? L'open government, l'open data, la sharing economy. A Smart City Exhibition porteremo un toolkit per le città sul tema della sharing economy, ad esempio. Perché si parla sempre di più di sussidiarietà? È evidente che in questo momento ci troviamo di fronte a problemi nuovi ai quali la pubblica amministrazione non sa rispondere. Ora, aspettate che io mi ero portato il mio Mac, la presentazione che vedete è un po' particolare perché viene da un programma di mappe mentali che io faccio. È un programma che sta sul Mac. Vedete, è fatto tutto di... Non so se avete mai visto una mappa concettuale. Purtroppo questi sono pezzi di una mappa concettuale molto più grande. Il programma che uso normalmente ha anche la funzione presentazione, ma ci sono stati problemi a collegare il Mac, per cui ho dovuto trasformarlo in PowerPoint. Quindi si perde la visione dell'insieme. Altra cosa che si perde... Io lavoro su mappe concettuali perché sono in continuo divenire, per cui sul treno nel viaggiare verso Prato ho fatto delle modifiche alla mappa concettuale che purtroppo qua non si vedono perché è un'esportazione. Quindi la logica della mappa concettuale è proprio questa, quella di avere un concetto e tenerlo sempre aggiornato, per cui una presentazione è sempre diversa da quella dopo, anche a volte metto feedback che vengono e la cosa che mi piace è che però trasformi un attimo in presentazione. Invece qua è stata freddata, congelata come PowerPoint e ovviamente si perde anche la visione d'insieme. Dicevo, perché in questo momento si parla appunto di queste fenomenologie nuove? Se ne è sempre parlato, ma adesso sono temi che sono nati e sono usciti con un'importanza e centralità sempre maggiore. Perché la pubblica amministrazione, così come la conosciamo noi, non è più in grado di risolvere ai problemi che si trova davanti. Noi abbiamo una pubblica amministrazione, l'hai trovato? HDMI? No, questo è, ahimè, è RGB. Ti ringrazio, ciao. È tuo? Bene. Ah, non è tuo, vedevo col Mac. No, niente, rinunciamo al Mac, non ti preoccupare, ciao. Senti, io dopo scappo. Non posso non prendere il treno alle 18, ho un problema a casa. Perché finisco anche 10 minuti prima, col treno alle 6. Scusate, ma tanto siamo pochi, appunto. Perché? Perché ci siamo di fronte a una pubblica amministrazione che ha problemi nuovi e strumenti vecchi. In uno dei tanti discorsi alla nazione, Obama, un po' come fa il nostro presidente, fanno i discorsi alla nazione anche loro, Obama scriveva e dice, dobbiamo affrontare il futuro con una pubblica amministrazione del passato. Ed è questo il problema. Noi abbiamo una pubblica amministrazione che ha degli strumenti, delle metodologie, delle logiche che ormai sono del passato e con cui deve affrontare un futuro completamente diverso, un futuro fatto di bisogni sempre crescenti, di bisogni sempre più frammentati, di articolazioni. Quindi è evidente che la crisi che stiamo passando non è solo una crisi dal punto di vista istituzionale, congiunturale, è una crisi di modelli. Cioè la pubblica amministrazione, così come la conosciamo, non è più in grado di rispondere a questi bisogni. Lo vedremo con i rami finali di questo polipo, come lo chiamano da me. Queste mie mappe li chiamano i polipi, proprio perché partono da un'idea centrale e poi hanno tutte gambe che si muovono. Lo vedremo alla fine questo ragionamento. Adesso torniamo agli open data. Quindi l'open data non è di per sé, e lo vedremo, una presa di posizione.
ma è uno strumento inserito in un contesto più ampio come l'open government, che, al quale stiamo dando centralità nel tentativo di avere nuovi strumenti per rispondere a problemi emergenti, come vi dicevo prima. Il più importante è la riduzione delle risorse. È evidente, la pubblica amministrazione ha sempre meno soldi. Abbiamo bisogno di capacità interpretativa. Tutto il tema anche questo legato ai big data, alle nuove forme di analisi anche dei sentiment. Lo sapete che va di moda adesso analizzare i sentiment su Twitter, ma di fatto quello che ci manca sono strumenti di analisi in grado di cogliere le differenze del sociale, la velocità del sociale. Considerate che i censimenti Istat si fanno ogni 10 anni, cioè il paese in questi 10 anni nei prossimi 10 anni sarà completamente diverso. Abbiamo necessità di rispondere, a dare risposta a problemi sempre più complessi, dicevo prima, così come una domanda crescente di partecipazione. In questo contesto stanno nascendo nuovi strumenti, tra cui l'open data. Perché si intitola questo seminario, questo momento, Open Data 2.0, o meglio, appunto, l'ho cambiato in 3.0? Perché in questo momento quello su cui dobbiamo ragionare è un po' il superamento del concetto di open data, così come fino adesso è stato portato avanti. È un concetto che è basato prevalentemente sul concetto di trasparenza. Per questo ramo si chiama Oltre la trasparenza. Quali sono gli aspetti positivi dell'esperienza che abbiamo avuto fino adesso? Io do per scontato che voi sappiate un po' di open data, cioè, lo sapete, cioè stiamo parlando di un fenomeno che ormai in Italia va avanti da 7, 8, 9 anni, molte regioni e molte città, molti comuni hanno rilasciato i dati. L'accento di oggi è proprio sulla necessità di passare, di mettere una nuova marcia a questo processo di liberazione dei dati. Perché? Perché in termini positivi, sì, sicuramente noi abbiamo avuto un aumento negli ultimi anni di diffusione delle diverse esperienze, comuni, città, regioni, ministeri che hanno messo online i dati. Abbiamo avuto anche un processo di standardizzazione delle diverse esperienze. Si parla sempre più di piattaforme, approcci condivisi, così come stanno crescendo le competenze. In Italia abbiamo buone competenze sul tema, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista della programmazione. Anche all'interno della pubblica amministrazione ci stanno persone capaci a lavorare sugli open data. Questi sono gli aspetti positivi. Le criticità quali sono? Spesso si parla di open data per parlare di trasparenza per fino a se stessa, la trasparenza per la trasparenza, come se di per sé fosse un valore in assoluto. Un approccio troppo legato agli adempimenti. In questo momento noi abbiamo vinto una gara nella Regione Lazio per implementare il portale della Regione Lazio sul tema degli open data, e ci si rende conto come in questo momento molto spesso per chi lavora dentro la pubblica amministrazione viene considerato un adempimento. Cioè, le nuove leggi sulla trasparenza è un'ulteriore incombenza per stare a norma di legge, quindi viene considerato come non ne vengono capiti quelle che sono appunto le potenzialità della liberazione dei dati. Uno scarso endorsement politico, sì, spesso i politici ne parlano in campagna elettorale, sui siti, però in verità poi queste sono cose che lasciano fare ai vari smanettoni, a quelli che magari dentro le istituzioni su questo tema ne stanno facendo un progetto di vita, ma c'è più una tolleranza, un'accettazione della parte politica che una vera strategia. Un ridotto coinvolgimento dei cittadini, tra l'altro legato anche a questa logica un po' troppo trasparenza per la trasparenza, questo concetto di semplice trasparenza. Spesso il cittadino non lo capisce, sono davanti a scandali, a corruzione, ma nella gestione quotidiana dell'ente sono strumenti che non vengono compresi fino in fondo. E il rischio di questo approccio che fino adesso abbiamo seguito è quello di rafforzare quelli che già sono rafforzati, cioè quelli che già partecipano. La logica della cittadinanza attiva, la logica della partecipazione, se non porta a degli strumenti e degli approcci inclusivi, fa sì che il rischio è che tu vai a dare strumenti a quelli che hanno già strumenti di partecipazione, hanno già strumenti di analisi e di valutazione dell'operato pubblico, hanno già strumenti di interazione con l'apparato pubblico, ma non andiamo invece a coinvolgere quelli che normalmente vengono esclusi. No? Lo sapete che in questi temi è fortissimo il concetto... rispetto a questi concetti è fortissimo il tema del digital divide da convertire. Il ragionamento che è alla base, un po' l'approccio che io vi propongo, è che la trasparenza non è una concessione che deve arrivare dall'alto,
ma è la sostanza stessa del rapporto di fiducia instaurato tra cittadini e politica e tra cittadini e amministrazione. Cioè, questo è il concetto di open data, e questo è il nuovo modello a cui noi vorremmo rivolgerci, e questo è quello che noi crediamo il concetto alla base dell'open government e di tutti i suoi strumenti. Non si tratta di dire adesso noi siamo diventati trasparenti e apriamo e liberiamo i dati. Ma vabbè, d'accordo, sicuramente è sempre meglio di niente, ma è proprio un rapporto nuovo che dobbiamo costruire con i cittadini, e un rapporto che dobbiamo costruire attraverso questi strumenti. Quindi non è una concessione la trasparenza, ma deve essere un modo che informa di sé tutto l'operato della pubblica amministrazione. Qui è giusto una cosa che in treno avevo cambiato, cosa fare in questo momento? È quello che viene detto smart disclosure o strategic disclosure, cioè non si tratta di liberare semplicemente i dati, ma si tratta di stabilire quali sono i bisogni dei cittadini, quali sono i bisogni dei territori e quali sono i dati da liberare per un obiettivo preciso. In inglese, che non mi ricordo, l'ho presa questa data, ma insomma non devono essere liberati in assoluto, ma cercare di capire appunto quelle che sono le necessità del territorio. Noi, lavorando in questa prospettiva, abbiamo individuato le tre degli open data, è un po' questa che noi abbiamo caratterizzato come la seconda fase. Ci siete? Oppure devo andare più piano? Cioè, voi sapete cosa? Partiamo da un bagaglio comune sugli open data. Fermatevi. Le tre. Il primo è l'empowerment, e quindi il coinvolgimento dei cittadini. Lo dicevo già, scusate. Ho sbagliato completamente, engagement, coinvolgimento dei cittadini. Lo dicevo già prima, la partecipazione civica nella creazione di valore pubblico è un po' la base di tutto quello che sto dicendo in questo momento, cioè considerare il cittadino, lo vedremo alla fine, come un portatore non solo di interessi, ma anche di capacità. E quindi, l'ultimo ramo, le persone sono portatrici di capacità e non solo di bisogni. Cioè, questo è il tema fondamentale di un nuovo rapporto con il cittadino. I cittadini non sono solo dei rompicoglioni da accontentare, che hanno sempre problemi, hanno sempre bisogni, hanno anche competenze, hanno anche tempo che vogliono mettere a disposizione. Questi nuovi concetti appunto legati alla cittadinanza attiva, al civic hacking, comunque la possibilità di partecipare. Adozione piena della cultura dell'open government, lo dicevo prima, non si può parlare di open data se non si parla di open government, appunto di una cultura è completamente legata all'apertura verso il cittadino. E tornando in su, ritorno sul concetto di partecipazione civica nella creazione di valore pubblico. Questo è il titolo di un libro che una funzionaria della regione sarda ha dato a una sua pubblicazione. E secondo me è molto bella come frase. Quindi la partecipazione civica viene considerata come un processo che crea valore. Quindi non è un adempimento. Non è che dobbiamo ascoltare il cittadino perché dobbiamo farlo per legge, ma perché riconosciamo che comunque la partecipazione crea valore. Allora capite l'approccio che stiamo portando avanti. L'open data non è perché io devo liberare i dati, perché semplicemente perché voglio essere democratico e trasparente, ma parto dal presupposto che liberando quei dati i cittadini li possono utilizzare, e nell'utilizzarli creano, i cittadini io intendo in senso lato, cittadini, associazioni, imprese, quello che vi pare, comunque e utilizzandoli loro vanno a creare valore aggiunto. Okay? Quindi la prima è engagement. La seconda è endorsement, lo dicevo prima. La grande differenza tra noi e gli altri paesi è proprio in questo, cioè come questi progetti vengono endorsement politico, scusate, come questi progetti vengono sostenuti dalla dimensione politica. Non si tratta semplicemente, come dicevo prima, di tollerarli, si tratta di appoggiarli. È difficile che un processo, è difficile che un ente, un'istituzione cambi nella direzione in cui stiamo dicendo senza un fortissimo progetto politico che c'è dietro. No, è evidente, non può cambiare di sé, ci deve essere una nuova visione politica di quello che deve essere l'istituzione. Quindi ci vuole l'endorsement politico. Quando Obama lanciò, lo sapete, la dichiarazione sull'open government, erano quattro paginette, mica erano 200 come facciamo noi, erano 7-8 paginette, ma 7-8 paginette diceva: questo paese da oggi deve essere trasparente, partecipativo e collaborativo. Lo dovete fare con questi soldi, lo dovete fare con questi obiettivi. C'era un progetto politico preciso in 7-8 pagine, non in trattati. Quindi l'endorsement è fondamentale. Scusate sempre, questa è la trasposizione su PowerPoint. Considerare l'open data uno strumento operativo di un nuovo modo di intendere il rapporto governante-cittadino, quello che vi sto dicendo.
Ma non ci sono più le ragazze lì, se no mi porto la bicicletta dentro. Ah, ci sei tu? Ok, perfetto. Coinvolgimento diretto nell'attività, definizione di uno scenario politico, le cose che sto dicendo. C'è bisogno di un progetto politico in quale inserire azioni di questo tipo. L'ultima è l'empowerment. Sul tema dell'empowerment si parla poco, eppure considerate che molti degli investimenti della nuova programmazione 2014-2020 sono proprio finalizzati al rafforzamento organizzativo delle istituzioni. Se noi non facciamo crescere anche le istituzioni, non facciamo crescere in termini di capacità, capacity building si dice, no? In termini di competenze, rischiamo di allontanare ancora di più il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, perché se noi creiamo questi nuovi strumenti di coinvolgimento, di trasparenza, di apertura, e poi le istituzioni che fanno da interfaccia con i cittadini non hanno le competenze, le capacità, la sensibilità, l'organizzazione, le risorse per far questo, rischiamo di creare di nuovo delle nuove forme, delle fratture, di lontananza, di sfiducia nei confronti dei cittadini. Quindi è fondamentale l'empowerment. Uno dei cambiamenti che ho fatto venendo qua era, infatti questo non mi piaceva, l'ho cambiato in treno, era per esempio ripreso una frase che cito sempre di Eggers. Eggers è uno studioso che tra l'altro quest'anno è venuto a Forum PA, americano, che su questi temi ha scritto diversi libri. Lui dice: dobbiamo insegnare ai dirigenti, ai funzionari pubblici a diventare da rematori a timonieri. Cioè è evidente che nel momento in cui ci troviamo a fronte a processi di questo tipo, appunto non si tratta di essere dei rematori, cioè delle persone che sono valutate se seguono una procedura, ma dobbiamo invece insegnare ai dipendenti pubblici a diventare invece gestori di processi. Purtroppo questo non avviene nella pubblica amministrazione. Tu sei valutato per quanto ti adegui una procedura, no? È quel concetto di innovatori che io spesso parlo e dico nei convegni. L'innovazione viene considerata complessivamente una disubbidienza riuscita. Cioè l'innovazione è una disubbidienza verso i modelli dominanti. E l'innovatore quindi è un disubbidiente. Perché l'innovatore è uno che trova una soluzione rispetto a una procedura stabilita. Nella pubblica amministrazione l'innovatore viene punito, non premiato. Se tu trovi un modo per fare la cosa in maniera diversa da quella che è la procedura, vieni punito. Quindi l'innovazione è una contraddizione dentro la pubblica amministrazione di questo tipo. Cioè una pubblica amministrazione che considera appunto l'importanza delle procedure piuttosto che degli obiettivi. Dice alle persone: tu devi remare, non devi essere il timoniere. Al contrario, appunto, è questo il ragionamento che stiamo facendo. L'innovazione è una disubbidienza riuscita. Noi, piccolo aneddoto, anni fa abbiamo fatto una sorta di, usando i social, di concorso chiedevamo attraverso i social di indicare, secondo il nostro pubblico, quale fosse un innovatore dentro la pubblica amministrazione, e venne fuori una serie di personaggi, alcuni noti, alcuni completamente nuovi. E premiamo uno di questi, che era uno sconosciuto, adesso non vi dico che ormai è diventato anche lui noto, quindi non faccio il nome. Era allora uno sconosciuto. Beh, lui a un certo punto, quindi noi lo premiamo, facciamo articoli su di lui, eccetera, eccetera. A un certo punto lui ci scrisse e disse: guardate, non parlate più di me, perché da quando sta andando avanti questa storia io ho dei problemi dentro il mio ente. Solo per fare un esempio, la rassegna stampa del mio ente, dove si parla di voi, non ci sta. Cioè, perché nella rassegna stampa che viene in circolo non si vuole parlare di me. Ed è questo il problema. Allora, di nuovo, è evidente che in questo momento stiamo parlando di un nuovo processo di innovazione organizzativa, rafforzamento della capacità organizzativa e istituzionale degli enti, quello che vi dicevo prima. Considerate che appunto è uno degli assi della nuova programmazione europea, quindi stanno arrivando dall'Europa diverse risorse per migliorare la capacità delle pubbliche amministrazioni. E l'ultimo ovviamente è la formazione e la sensibilizzazione. Se appunto non sensibilizziamo le strutture, che lavora dentro le strutture su questi temi, il rischio, come vi dicevo prima, è che questi temi vengano visti solo come degli adempimenti.